Si arricchisce di nuovi particolari, in qualche caso ai limiti dell'assurdo, la vicenda dei concorsi banditi dall'autorità portuale per un componente dell'ufficio avvocatura e per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del presidente. All'anticorruzione, oltre che a tutti gli organi istituzionali di Molo Vespucci, è infatti pervenuta una nuova e corposa segnalazione da parte sempre dello stesso soggetto, nella quale si chiede la revoca della commissione esaminatrice del secondo concorso, quello da capo di gabinetto. Al di là delle questioni che riguardano la presunta inconferibilità di uno dei partecipanti sulla base di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 39 del 2013, che vieta incarichi a quanti nel biennio precedente abbiano ricoperto l'incarico di membri di una giunta comunale regionale, adesso spunta clamorosamente il mancato rispetto delle norme relative all'incompatibilità, che riguarderebbe tutti i membri della commissione esaminatrice. E il paradosso starebbe nel fatto che gli stessi membri della commissione avevano evidenziato la propria incompatibilità compilando l'apposita modulistica e ammettendo di avere rapporti di conoscenza, se non di frequentazione, con questo o quel candidato, ma nessuno ne ha tenuto conto. Tutti i commissari hanno quindi tranquillamente partecipato alle diverse fasi del concorso, al punto che il soggetto segnalante evidenzia possibili responsabilità di carattere disciplinare, amministrativo, contabile e addirittura penale, evidenziando un presunto abuso d'ufficio. Nella nuova e, come detto, lunghissima segnalazione all'anticorruzione vengono messe in evidenza ulteriori presunte anomalie e irregolarità che vanno dalla composizione della commissione, della quale avrebbero fatto parte soggetti non esperti delle materie oggetto di esame, alla stessa valutazione dei candidati, con differenze enormi tra il punteggio della prova scritta e di quella orale e la mancata valutazione della conoscenza della lingua inglese, da anni obbligatoria nei concorsi pubblici. Insomma, tutta una serie di anomalie che, secondo il segnalante, dovrebbero portare all'annullamento del concorso e alla nomina di una nuova commissione esaminatrice.